libreria dei podcast della Corte Costituzionale. Signor Presidente, autorità, amici, è stata del maestro Piovani l'idea di comporre e musicare questa cantata che segue il percorso delle Eumenidi di Eschilo e lo connette a quello della nostra Costituzione. Ed è stato poi lui a proporre a Giancarlo Coraggio, mio predecessore, poi a me, che la Corte si facesse promotrice della sua esecuzione. Lo abbiamo fatto, e lo abbiamo potuto fare grazie all'apporto essenziale della RAI e del Teatro dell'Opera di Roma, che ringrazio davvero di cuore. Da soli, nonostante l'encomiabile lavoro dello staff della Corte, che merita anch'esso il ringraziamento più caldo, mai ci saremmo riusciti. Ancor meno a beneficio dei tanti italiani a cui volevamo far conoscere anche così la Corte Costituzionale e le radici in cui affonda il suo lavoro, che ora sono qui con noi o ci seguono da casa attraverso la diretta RAI. Vedrete e sentirete, ne valeva la pena. Le Eumenidi narrano la celebrazione 2500 anni fa del primo processo fondato non sulla vendetta ma sulla ragione, non sulla maledizione ma sulla giustizia, non sul sangue che chiama sangue ma sul logos che convince e placa. Le erinni, orribili portatrici del vecchio, saranno sconfitte dal giudizio dell'Areopago, ma non solo, esse stesse accetteranno il nuovo mondo e diventeranno benedicenti, le Eumenidi. Nasceva così lo Stato di diritto, nasceva la civiltà che la nostra Costituzione, insieme ad altre, ha contribuito a costruire in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che ancora una volta lo straripare vendicativo dei nazionalismi feriti, la violenza delle armi, la selvaggia follia del razzismo anti-ebraico avevano fatto scorrere il sangue di milioni di innocenti. Dei principi così consacrati sono garanti in Italia le due istituzioni che si affacciano su questa piazza. E questo spiega perché il concerto abbia luogo qui, promosso da noi, con il benevolo assenso del Capo dello Stato che è qui con noi stasera e che ha accettato lo sconvolgimento, sia pur temporaneo, degli spazi di accesso al Quirinale. Fatemi solo aggiungere che quando l'iniziativa fu concepita sapevamo che le erinni non erano scomparse, ma pensavamo che fosse saldo nel mondo, soprattutto nella nostra parte di mondo, il primato del logos, della parola al posto del sangue. Poi è venuto il sangue ucraino e il senso delle Eumenidi è divenuto ancora più tragicamente attuale. C'è ancora tanto, tanto bisogno di ragione affinché le erinni cessino di spargere veleno e morte nelle nostre città. Vi ringrazio tutti davvero tanto per la vostra presenza in questa serata e vi lascio al maestro Piovani e all'orchestra. Buonasera.